Il reparto di ortopedia di Sarno verso la chiusura non si esce dall'emergenza ed affonda così un reparto dopo l'altro. Dai tagli ai posti letto, alle chiusure, dai ricoveri col contagocce, alle barelle occupate per giorni. Restano solo due medici in ortopedia al Martiri del Villa Malta di Sarno. Il loro è un grande sacrificio per garantire la risposta sanitaria, ma è impossibile riuscire a programmare e soprattutto a dare la risposta per quanto riguarda gli interventi chirurgici. E quindi c'è una scadenza. Al 31 maggio sono sospese le attività chirurgiche. Continueranno ad essere garantite le attività di pronto soccorso e quelle ambulatoriali, così dichiara Andrea Pastore, coordinatore area Centro-Nord per la CISL FP di Salerno. Purtroppo però sarà attuato il blocco dei ricoveri e degli interventi chirurgici. Spiace dover rilevare, dice ancora il sindacalista, che siamo ancora all'inizio del periodo estivo e quindi diventerà ancora più grave la situazione. Prendiamo atto che sembrerebbero solo le organizzazioni sindacali ad essere allarmate. Manca, ha detto Pietro Antonacchio, capo Dipartimento Sanità Pubblica e Privata della CISL FP di Salerno, una seria visione prospettica ed una riorganizzazione della filiera sanitaria che garantisca il pieno funzionamento in chiave dipartimentale di tutte le strutture ospedaliere e dei servizi territoriali. Intanto il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ha incontrato il direttore sanitario del Martiri del Villa Malta, Rocco Calabrese, per confrontarsi sulle problematiche della carenza di personale dei reparti, dell'emergenza del pronto soccorso che di fatto sta trascinando tutte le divisioni. Bisogna rafforzare i reparti con personale adeguato, dice il presidente Strianese. Sono sicuro che la regione Campania, nella persona del presidente De Luca, saprà raccogliere il grido d'allarme dei vari operatori sanitari, delle istituzioni, dei cittadini del territorio, affinché questa struttura possa essere protetta e soprattutto valorizzata come merita.